Aspetta, ci parli dei Copic? Ma certo! Questa è arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Umbretta su Arte per te. Ma certo che vi parlo dei Copic. Oggi infatti il video sarà una bella recensione su questo fantastico strumento per la creatività. Me l'avete chiesto in tantissimo, io non ne ho mai parlato perché effettivamente di recensioni su questo prodotto ce ne sono tante. Ma voi volete la mia recensione e io sono contentissima di farla, anche perché di Copic ne ho un bel po' e li ho da un bel po' di tempo. E soprattutto li ho comprati tutti io di solito dico quando un prodotto mi è inviato dall'azienda, non è questo il caso. Prima di proseguire con la recensione però ti dico, vienimi a seguire su Instagram, ti aspetto. Il mondo colorato di arte per te e non solo, anche il mondo colorato di Ombretta tramite foto. E adesso con la Insta TV vediamo di fare anche qualcosina di più veloce anche su Instagram, quindi cercate arte per te, pennello bianco con fondo rosso, sono io, trovate me, cliccate e iscrivetevi. E vi aspetto anche sui miei altri due canali, Ombretta e Due Cuori Una K, qui su YouTube. Cercatemi anche lì. Altri argomenti, tutti divertenti. E adesso basta parlare e andiamo a provare i nostri Copic. Vediamo come funzionano e che caratteristiche hanno. Ed eccoci pronti per testare i Copic, finalmente sul piano da lavoro di Arte per te. Non che io non li abbia mai avuti, anzi questi li ho da più di 4 anni, ma non è mai non c'è mai stata l'occasione. Ora, di recente vi ho fatto vedere questo disegno fatto con i Copic su Instagram e voi mi avete detto: Ombretta, parlacci dei Copic. Se non mi seguite su Instagram, malissimo, vi perdete un sacco di cose. Venite a cercare, cercate il pennello bianco su fondo rosso e Arte per te, sappiate, c'è anche su Instagram con tante anteprime. Questi Copic, a dire proprio, a dirla tutta, innanzitutto li ho comprati io, non mi sono stati inviati dall'azienda, e secondo poi non sono neanche i miei, sono del fantastico Gabriele, sono un regalo di compleanno che tempo fa, 4 anni fa per l'esattezza, fece a Gabriele. Sappiate che i Copic sono ricaricabili, per questo questi pennarelli hanno 4 anni, ma molti di loro, la maggior parte devo dire, hanno una durata immensa perché sono ben funzionanti da 4 anni, non tutti sono stati ricaricati. Ora li vedremo, vedremo tutti i colori che ho a disposizione. La gamma non ve la posso fare vedere tutta perché la gamma Copic è pressoché infinita, dovrei spenderci una milionata di euro per averli tutti. La carta che vi consiglio è una carta molto liscia. Io scelgo un blocco tecnico della Fabriano, il Tecnico 6, che ha una carta bella liscia 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 liscia. Sicuramente su carta liscia i Copic performano meglio, ma performano benissimo anche su carte più ruvide, semiruvide, insomma danno grandi soddisfazioni. Su carta liscia performano bene perché i Copic nascono come pennarelli da disegnatori da fumetto, no? Poi adattati all'arte figurativa di volta in volta per la loro caratteristica principale, che è quella di non lasciare la marcatura del segno tra un passaggio e l'altro. Ma andiamo subito al dunque. Partiamo con un colore. Partirei con il blu, ma no, perché sempre una roba faccio io, quindi partiamo con questo bellissimo rosso. Questo è l'R37, quindi rosso 37, e vi faccio vedere. Il Copic si presenta così: da una parte ha una punta a pennello molto flessibile, dall'altra ha un feltrino rigido squadrato, così tipo quello degli evidenziatori per intenderci. Colora benissimo con entrambi. Vi faccio vedere, questa è la coloritura del Copic con una parte. Questo per esempio è uno di quelli che non è stato mai ricaricato e infatti è un po' lento. Io naturalmente ho la manina magica, scelgo sempre i colori che funzionano meno bene. Adesso vi faccio vedere
La particolarità del Copic è quella che è sovrapponibile e dalla sovrapposizione dello stesso vengono fuori tonalità differenti. Più sovrapponete, più si scurisce il colore e quindi potete andare ad intensificare tono su tono tutte le varie parti di un disegno senza bisogno di aggiungere neri o senza bisogno di aggiungere altri toni. Tra l'altro, vedete, un tono, due toni, tre toni, il colore si sfuma benissimo e quando il colore è bello carico, per esempio, prendiamo un arancione, già che siamo in estate, e vi faccio questo, è lo YR04. E faccio una bella passata lunga, perché sto facendo una passata lunga, ora ve lo dico. Allora, io faccio la prima campitura, guardate che bel colore vivido e compatto, poi voglio che il colore vada a degradare e allora passo una seconda volta fino a qui. Poi voglio che il colore degradi ulteriormente, allora passo una terza volta, così vi faccio vedere proprio i toni. Fin qui. Quarta volta. Quinta volta. Sesta volta. Settima volta e voilà, e guardate come c'è un degradé di toni bellissimo. Adesso vediamo cosa succede invece con la punta tipo marker. Diciamo che succede più o meno la stessa cosa. Naturalmente questa serve per dei tratti così netti, mentre questa può servire anche per la brush lettering. Perché il suo piegarsi è molto adatto a questo genere di cose. Bene, continuiamo, vi faccio vedere un po' di colori. Abbiamo usato questi, usiamo un rosso, questo è molto usato e mai ricaricato, spero funzioni. Bellissimo, vedete, sono belli coprenti, guardate, ne ripasso una volta, lo ripasso con un tono più scuro e una volta ve lo lascio al primo passaggio, tono scuro e primo passaggio, e anche nel marker lo ripasso più volte, ok, per farvi vedere com'è. Qui accanto vado col giallo, non sfrangia la carta, non la inumidisce troppo, non fa venire sui pallini alla carta, ha una gamma colori vividissima e bellissima. Ovviamente io che non faccio manga, non faccio fumetti, non faccio disegni architettonici, per esempio, sono più affascinata dalla punta a pennello che non dalla punta a marker. Infatti queste sono poco usate. E voilà, è totalmente sparisce la passata di colore. Vado avanti con un altro verde, voilà, bellissimi, bellissimi, un verde marcio. Che bello, guardate, a colore pieno, che meraviglia. Passiamo al blu, che invece è bello carico. Ok,
Che meraviglia, che intensità e nello stesso tempo che trasparenza, bellissimo. Ora vi faccio vedere la magia, vedete che al primo passaggio ci sono le strisce, adesso le facciamo scomparire. Voilà, il blu è sempre il blu, ragazzi, poco si può fare. Il rosa, per esempio, con i rosa carne si possono fare dei giochi fantastici sui volti, perché le ombreggiature non hanno bisogno di altro che di un secondo passaggio per acquisire intensità, quindi non bisogna aggiungere altri toni se non lo si vuole. Un rosa pelle, molto delicato, ma se si vuole si insiste e poi magari si insiste ancora su dei punti. Visto? Vi faccio tre toni. Capito cosa intendo? Per gli incarnati è strepitoso. Che belli quando si intensificano. Ora ve li metto i numeri nella foto, non vi preoccupate. Stupendo, guardate questo marrone. E adesso i grigi. Voilà, e questo è il colore più scuro che ho. Ovviamente possono anche essere addizionati, cioè possono anche essere usati in maniera stratificata, e quindi su un colore come questo può essere messo un tono più scuro. Ed incastonarsi perfettamente nell'opera attraverso una miscelazione del pennarello più chiaro sullo scuro, che dissolvendo il colore più scuro tirerà verso di sé il colore più chiaro, che su un colore di questo genere, di questo tipo, si vede poco. Ma vi faccio vedere la magia su un colore vivido. Allora, io ho il mio bel rosso e voglio fare una bella ombreggiatura. Do una base grigia sul rosso, poi prendo nuovamente il rosso e comincio a passare ripetutamente, facendo rinvenire il grigio sottostante, espandendolo in maniera più uniforme, in modo da creare una gradazione tonale molto molto più vibrante, e quindi espandere un chiaroscuro che non diventa più netto, ma diventa integrato nel tono successivo. Ok, non so se ho reso l'idea di quello che volessi dire. Insomma, potete giocare con chiari, scuri, ombre, luci
in maniera molto molto interessante, aggiungendo dei toni che poi potete più o meno spandere sul disegno. Vedete che se io insisto le linee scompaiono del tratteggio, però certo c'è molto da lavorare. Quindi dei colori molto stabili, dei colori molto vividi, dei colori che non lasciano il segno, dei colori che danno delle belle campiture ben ampie, ad ampio respiro, nel senso che il colore è ben compatto ma comunque trasparente e brillante, non sfrange il foglio se passate anche centinaia di volte, beh centinaia adesso non lo so, però se insistete più e più volte, bellissimi toni per sia dei disegni romantici che per la brush lettering, perché per i disegni a penna. Nel prossimo video noi faremo infatti un disegno a penna insieme, proprio su una carta come questa, che è appunto il blocco 6 tecnico della Fabriano. Avete visto questi colori all'opera, adesso io vi metto qui i vari numeri, scusatemi se qualcuno di questi colori è risultato essere un po' scarico, se vi dovessero abbandonare mentre state lavorando come me in questo caso, vi basterà, non si fa, ma vi basterà immergere la punta leggermente in un pochino di alcol denaturato e il lavoro a compimento lo porta, visto il tono uscito. Certo non performerà bene come quando invece sono carichi del loro refill. Il refill lo trovate a un costo inferiore rispetto al pennarello con custodia, e di solito chi vende pennarello vende anche i refill. I prezzi non me li ricordo, ve li metto qui giù nell'info box. Un bello strumento per la creatività, provatelo e anzi ditemi se lo usate e in che cosa ne trovate il miglior utilizzo. Bene, vi lascio alle foto con i numeri dei colori, in modo che magari vogliate comprarne uno piuttosto che un altro, invece di andare a vedere la cartella colori, che sì è fedele, però vederli dal vivo usati da qualcuno è ancora più fedele. E noi ci rivediamo dopo le foto. Ciao! Visto che belli questi pennarelli, sono dei pennarelli versatili, utilissimi per 250.000 applicazioni. Prestissimo faremo insieme un bellissimo lavoro di disegno con questi Copic. Non so se è un fiore o una farfalla, vedremo, deciderò strada facendo. Insomma, versatilissimi, li vedrete all'opera molto presto su Arte per Te. Quindi aspettatemi. Intanto regalatemi un pollice in su, condividete questo video sulle vostre pagine Facebook e diamoci appuntamento sempre qui per la prossima volta. Da Ombretta ed Arte per Te è tutto, ciao, a presto!